Giovanni Mucciaccia oggi lo troviamo su Dea Kids alla guida del programma X-Makers, gli esperimenti, tutto sul mondo delle stampanti 3D. Ma lui è stato un precursore dei tutorial con il suo Art Attack. Soprattutto è diventato un mito del web grazie alle imitazioni del suo inconfondibile stile rese indimenticabili da Fiorello. La fama del suo fatto e della sua abbondante colla vinilica lo precedono e Giovanni Mucciaccia oggi è stato assunto da Netflix come volto di uno spot che ce lo mostra malvagio come un certo conte che ospita alcuni orfani ingrati. Avete capito bene, Mucciaccia è entrato nel triste mondo di Lemony Snicket del conte Olaf ed ha prestato la sua esperienza per un tutorial su come ospitare piccoli inquilini sgraditi. Dopo Salvatore Aranzulla, Netflix ha assoldato un altro volto noto del web per una delle serie TV più amate e seguite, una serie di sfortunati eventi. Mucciaccia spiega come usare lo spazzolino da denti e come approntare un giaciglio per bambini in una cameretta dall'aspetto ancora più sinistro di lui, se possibile. Per chi ancora non conoscesse la serie, ve la riassumiamo così. Una serie di sfortunati eventi è tratta dai libri di Lemony Snicket ed è interpretata da Neil Patrick Harris, già Barney nella serie TV How I Met Your Mother, che qui veste i panni del malvagio conte Olaf, pronto a tutto pur di impossessarsi dell'eredità dei tre orfani Baudelaire che gli sono stati affidati. Violet, Klaus e Sunny devono batterlo in astuzia per sventare i suoi subdoli piani e travestimenti e soprattutto per svelare il mistero della morte dei loro genitori. Giovanni Mucciaccia in versione horror goth è qualcosa per cui i fan di Netflix dovranno ringraziare a lungo la piattaforma di streaming di Los Gatos.